30 anni fa sbarcava anche in Italia internet. I pionieri di quella rivoluzione, la cui portata allora nessuno era in grado di comprendere appieno, furono tre studiosi del Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico di Pisa: Stefano Trumpi, Luciano Lenzini e Antonio Blasco Bonito. Nomi poco conosciuti al grande pubblico ancora oggi, ma dietro i quali si nascondono i cervelli, fortunatamente non emigrati all'estero, grazie ai quali il nostro paese entrò nell'era 2.0. All'origine fu ARPANET, l'antenato del World Wide Web, destinato solo alle comunicazioni nel mondo scientifico. Poi il salto di qualità, quando dalle stanze accademiche, dalle quattro mura dei laboratori, le tre W divennero accessibili a tutti. L'Italia era all'avanguardia, quarto paese al mondo ad essere in rete, ora rincorriamo le altre nazioni. Resta il fatto che internet è stata la vera rivoluzione del XXI secolo, quella che ha accelerato la globalizzazione, cambiando le nostre vite per sempre. Oddio, da una parte è migliorata, perché se uno vuole avere un'informazione, qualcosa, la può avere all'istante, però per il resto entriamo un po' nel banale, nel senso che ormai la vita sociale è praticamente morta, perché tutti stanno sui social e quindi non si parla più tra le persone. È totalmente cambiata, sicuramente in bene, perché già abbiamo la trasmissione dei documenti, la ricerca, la posta elettronica che ci aiuta per qualsiasi tipo di contatto, e quindi per me è cambiata in bene, insomma. Allora, il bello di internet è che magari i rapporti a distanza si sono in qualche modo rafforzati invece che essere lacerati, mentre il brutto di internet è che la privacy viene leggermente invasa, perché molto spesso non sappiamo chi si nasconde dietro lo schermo dall'altra parte, e soprattutto le emozioni sono molto più difficili da esprimere. Ma tutto sommato io direi che internet è stata una bella innovazione per noi. Non è che si è cambiata in maniera determinata data l'età, logicamente. Magari per chi lavora ancora è cambiata molto di più, comunque io lo uso. Soprattutto noi, anche tipo gli stranieri che abbiamo la famiglia all'estero, grazie a internet siamo riusciti a comunicare con loro, a ritrovare persone che persone che avevamo perso di vista, e penso che questa cosa di internet sia una cosa, un bene per tutti.